Scienziato irriverente e fuori dagli schemi, Cary Mullis nasce nel 1944 in North Carolina. Studia a Berkeley, dove nel 1973 consegue il dottorato in biochimica. Ottiene una borsa di studio in cardiologia pediatrica e una in chimica farmaceutica. Nel frattempo scrive libri di fantascienza e per 2 anni gestisce una panetteria. Nel 1979 inizia a lavorare per la Cetus, società di biotecnologie californiana. Qui, nel 1983, sviluppa la tecnica della reazione a catena della polimerasi, o PCR, procedimento che consente di replicare più volte un segmento di DNA. Grazie a questa invenzione rivoluzionaria, oggi utilizzata in vari ambiti, dalla diagnostica medica alla criminologia, nel 1993 vince il Nobel per la chimica. Eclettico e stravagante, Mullis ama il surf e le sostanze lisergiche. Sostiene di aver avuto l'idea della PCR grazie all'LSD. Negli anni assume posizioni sempre più controverse. Scettico riguardo al legame tra HIV e AIDS. Non crede nell'origine antropica dei cambiamenti climatici. Muore di polmonite il 7 agosto 2019. Quando ero alla scuola di specializzazione, il mio mentore, John Neylands, un giorno mi chiamò e mi disse: se tu la smetti di parlare con la stampa riguardo tutti i problemi con la ricerca. Io avevo già cominciato a parlare di AIDS, spesso perché il PCR, il tampone, veniva usato per rilevare le molecole di HIV e io andavo a molti meeting e pensavo che fossero completamente fuori strada, era come se avessero i paraocchi. Lui mi disse: se la smetti, un giorno potresti vincere il premio Nobel per il tuo lavoro, ma potrebbero non dartelo prima che tu sia morto, o quantomeno poco prima che tu sia morto. PCR è completamente diverso, è solo un procedimento per avere dei dati riguardo una certa cosa. Non ti dice che stai male, non ti dice che quello che hai ti farà stare male. Cary, come si può fare cattivo uso del tampone per valutare tutti questi RNA virali che potrebbero esserci o no? Non credo che si possa fare cattivo uso del tampone, è l'interpretazione dei risultati. Se vogliono trovare questo virus su di te con il tampone, si può trovare praticamente qualsiasi cosa in chiunque. Ti puoi cominciare a far credere che tutto è parte di tutto, come credono i buddhisti. Se puoi amplificare una molecola ad un livello che può essere misurato, cosa possibile con il PCR tampone, sai, ci sono veramente pochissime molecole che tu non abbia nel tuo corpo. Questo potrebbe essere l'unico cattivo uso del tampone. Non si tratta di stime, ma è un dato quantitativo. Il tampone ci insegna qualcosa che esiste in natura, ti permette di prendere una quantità minuscola di un qualcosa e renderla visibile, così che se ne possa parlare in meeting come se fosse una cosa importante. Non è un cattivo uso, ma una cattiva interpretazione. Quindi, dopo tutti questi test, se potessimo arrivare a fare un calcolo virale, troviamo una cellula T su 500.000 per l'HIV? Chiede qualcuno a Cary. Lo è, ma c'entra veramente poco con quello che è chiamato HIV e quello che è stato detto da Philpott e Morales. L'unità di misura non è esatta, non è come contare delle mele. Una mela è una mela. Se hai qualcosa che somigli vagamente a una mela e la metti insieme ad altre, magari può essere anche questa scambiata per tale. E l'HIV è esattamente la stessa cosa. Questi test sono basati su cose invisibili ed i risultati sono dedotti. Il tampone è completamente diverso, è solo un procedimento per avere dei dati riguardo una certa cosa. Non ti dice che stai male, non ti dice che quello che hai ti farà star male. Perché Cary Mullis parla di HIV? Forse non molti si ricordano che negli anni 90 e alla fine degli anni 80
c'è una vera e propria epidemia mondiale psicologica data dalla nuova malattia dell'AIDS causata dal virus HIV. Vi ricordate, in Italia giravano pubblicità spot come questa? L'AIDS non si vede ma sta crescendo. Perché si trasmette non solo attraverso sangue infetto, per esempio scambiandosi la stessa siringa. Ma l'AIDS si trasmette anche attraverso rapporti sessuali con persone già infette. Ecco perché più partner si cambiano, più rischio si corre. Ed è così che l'AIDS può crescere e colpire chiunque. L'AIDS è più vicino di quanto pensi. Pensiamoci prima di avere rapporti sessuali occasionali con persone diverse. E comunque in quei casi usiamo sempre il preservativo per ridurre il rischio. AIDS, se lo conosci lo eviti. Se lo conosci non ti uccide.